Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi cercherò di spiegarvi dove secondo me va a posizionarsi all'interno del mondo dei droni lui, il DJI FPV, e diciamo chi è il possibile acquirente di un drone di questo tipo, perché ormai tutti lo conoscete, è il drone più chiacchierato del momento, però è un drone davvero molto molto particolare, sia per il prezzo, sia per l'utilizzo e soprattutto per chi è destinato questo drone. È sicuramente un drone nuovo dal punto di vista della tipologia, perché è un drone, come viene definito praticamente da tutti, ibrido, e infatti non casualmente l'ho messo in questa posizione, cioè tra un Mavic Air 2, un Mavic Mini e un drone freestyle da 5 pollici. Perché è in questa posizione? Perché comunque, appunto, come vi ho detto, viene definito ibrido perché non è né così né così. Come diremmo qua da noi, è un drone tra il gnac e il petac. Cosa vuol dire? Che è un drone che non è né una cosa né l'altra. Però questo non vuol dire che, non essendo né una cosa né l'altra, sia, diciamo, un flop o una cosa che non va bene. È una cosa nuova. Però chi lo acquista deve essere consapevole di cosa sta acquistando e a cosa sta rinunciando non acquistando questo, o a cosa sta rinunciando non acquistando questi, però anche a cosa sta avendo in più acquistando questo. Allora, è un drone che pesa più di 250 grammi, quindi è un drone che non c'entra assolutamente con il Mini 2 e va comunque ad affiancarsi dal punto di vista del peso e della categoria con il Mavic Air 2. O un drone tipo questo, è un drone pronto al volo, il Sector 5 dell'HGLRC, un drone spettacolare, presso un drone già costruito, già pronto al volo, quindi è un drone che entra in questa fascia. Però il Mavic Mini l'ho messo qua per un motivo, nel senso che il Mavic Mini, per chi vuole iniziare a pilotare un drone, è comunque il drone top. Chi vuole acquistare questo, non sa se acquistare questo, non ha sicuramente messo in considerazione il Mini 2, perché comunque vuol dire che già ha intenzione di fare un patentino, che già ha intenzione di avere un'assicurazione, ma questa anche per il Mini 2. Quindi chi vuole acquistare questo drone ha al massimo come dubbio, secondo me, o questo Mavic Air 2 o un drone freestyle. Allora, perché è un drone ibrido rispetto a questi due droni? Perché, come per il Mavic Air 2, abbiamo un drone che ha tutte le sicurezze DJI dal punto di vista della stabilizzazione, dell'overing, cioè è un drone che fa tutto da solo, per intenderci, cioè se lasciamo il gas sta fermo, se stiamo andando a sbattere i sensori anticollisione ci avvisano, quindi abbiamo tutte queste sicurezze che ovviamente con un drone freestyle tipo questo non abbiamo. Però c'è da dire una cosa, che rispetto a Mavic Air 2 cosa andiamo a perdere? Allora, andiamo a perdere di autonomia della batteria, perché qua parliamo di 15 minuti di autonomia della batteria, mentre con un Mavic Air 2 abbiamo 25 minuti di autonomia tranquilli. E andiamo a perdere la stabilizzazione, perché con il DJI FPV abbiamo la stabilizzazione solo su NAS a livello meccanico, e poi la stabilizzazione è elettronica, cioè la stabilizzazione Rocksteady, quella diciamo elettronica di DJI, che è quella che abbiamo qua nella Action Cam di DJI, nella Osmo Action, la stessa stabilizzazione. Per quello che poi il confronto ci sta tutto fra questi prodotti, perché qua abbiamo comunque le riprese video fatte da un prodotto DJI che è molto molto simile a quello che abbiamo qua dentro. Questa stabilizzazione che invece sul Mavic Air 2 abbiamo su tre assi meccanici, quindi una stabilizzazione spettacolare. Ovviamente con un drone di questo tipo facciamo delle riprese diverse, perché abbiamo delle riprese con una dinamicità cinematografica molto diversa da quella che abbiamo con questo drone. Qui non entra più in gioco la stabilizzazione quanto proprio la dinamicità del video che andiamo a fare. Sono due riprese completamente diverse. Però per fare riprese dinamiche e fluide bisogna avere anche una sensibilità nel volo che ci permetta poi di utilizzare queste immagini, perché è vero che lui sta in overing da solo, se lasciamo il gas si ferma, e questo ovviamente se lo utilizziamo in modalità base, perché questo drone, il DJI FPV in modalità base, è davvero davvero simile dal punto di vista del volo a questo drone. Il problema è che se lo utilizziamo come utilizziamo questo, le immagini non saranno molto utilizzabili, perché questo è un drone che ha bisogno di continuare
continuare a volare, volare morbido, volare non continuare a fermarsi, ripartire, rallentare, perché a quel punto la stabilizzazione va a perdersi, mentre qua possiamo fare rotazioni, spostarci a destra, a sinistra, accelerare, frenare, la stabilizzazione sarà sempre morbida e fluida, quindi avremo molte più immagini utilizzabili poi in post produzione. Qua invece, se non utilizziamo il drone con una guida morbida, continua e fluida, avremo sì immagini ma non utilizzabili, perché avremo sempre immagini che si bloccano di colpo, che hanno scatti verso destra, verso sinistra, imbardate, cioè queste immagini che non sono più utilizzabili, perché comunque la stabilizzazione c'è se il drone vola in maniera fluida e continua. Quindi chi deve acquistare questo drone deve sapere che deve imparare a guidare il drone, o meglio deve utilizzare il drone solo per determinati tipi di voli. Questi tipi di voli quali sono? Un long range, facciamo un long range, tolto il discorso della legalità o meno di poterlo fare, perché comunque sappiamo che non si potrebbe fare un long range. Quindi, però, se facciamo un long range, è il drone ideale? Sì, assolutamente sì, perché ci dà questa diciamo fluidità di volo, abbiamo la possibilità anche di un tasto qua sul radiocomando che ci permette di creare un cruise control, quindi una volta che abbiamo impostato la velocità cliccando quel tasto lui mantiene la velocità, quindi vengono dei video veramente pazzeschi su long range, e soprattutto con il segnale video, ritorno video che ha questo drone, il long range è sicuramente la morte sua. E poi se lo facciamo in panorami pazzeschi, e questa dinamicità creata appunto da queste tipologie di droni che sono gli FPV è davvero davvero incredibile, molto più interessante, molto più affascinante rispetto a un long range creato da un Mavic Air 2, per intenderci, quello sicuramente sì, però non che il Mavic Air 2 non possa fare un long range. E poi bisogna valutare che per utilizzare questo drone comunque dovremmo usare il visore, che ovviamente è la parte interessante perché è un drone FPV, però possiamo solo utilizzare il visore, mentre con un Mavic Air 2 si può valutare il fatto che utilizziamo l'applicazione dallo smartphone, quindi lo utilizziamo in maniera standard. Poi se volessimo basta installare un'applicazione di terze parti come l'applicazione Maven, perché è compatibile anche con Mavic Air 2, che costa tipo 14-15 euro, e abbiamo la possibilità, inserendo lo smartphone all'interno di un visore da 20 euro, di volare in FPV. Quindi possiamo provare comunque l'ebbrezza di essere a bordo di un Mavic Air 2. Se la nostra intenzione è solo quella di volare in prima persona, di essere a bordo del drone, lo si può fare anche con un Mavic Air 2. Con un Mavic Mini 2 non lo si può fare attualmente perché DJI non ha ancora rilasciato le SDK, ma quando le rilascerà anche il Mini 2 sarà utilizzabile con un visore di questo tipo, quindi volare in prima persona, quindi in FPV, sarà possibile anche con un Mini 2. Se l'idea è solo quella, si può valutare comunque di acquistare un drone di questo tipo e non questo. Poi c'è da dire un'altra cosa, che un drone FPV come questo, utilizzato in modalità normal, ovviamente è sprecato, come vi ho detto, perché comunque è come utilizzare più o meno questo, andando a perdere minuti e stabilizzazione. Se invece lo dovessimo andare a utilizzare in modalità sport, cioè che è la modalità intermedia, migliora un po' questo discorso, perché comunque i sensori non vanno più a rallentare il drone, ci avvisano solo se c'è un ostacolo, la velocità massima aumenta, quindi diventa un drone più performante, però sempre un drone da utilizzare molto molto simile a questo, se vogliamo, cioè nel senso che abbiamo un drone super stabile che sta fermo in overing, quindi un drone, se vogliamo, sempre simile a questo, ma che per avere video utilizzabili va usato in maniera molto molto continua e fluida, quindi non continuare a lasciare il gas, cioè deve essere un movimento sempre continuo e avere questa continuità video di un po' di secondi, perché altrimenti sono tutti pezzi che non possiamo utilizzare, mentre qua, come vi ho detto, è tutto più semplice da questo punto di vista. Quindi una cosa che va oltre al discorso dell'utilizzo del drone, o della diciamo possibilità di utilizzo del drone, è proprio la tipologia di pilotaggio che bisogna avere con un drone FPV per utilizzare le immagini. Poi se lo utilizziamo perché ci piace stare a bordo e delle immagini che andiamo a salvare sulla SD non ce ne frega niente, allora possiamo fare quello che vogliamo. E dopo aver detto queste possibilità, entra in gioco invece
lui, perché il drone di DJI ha la possibilità, andandolo a mettere in modalità manual e andando ad allentare la vite qua sotto, quindi il joystick diventerà senza la molla a livello di gas, quindi come un radiocomando tipo questo, quindi non avremo più la molla sul gas ma avremo il gas che sarà gestito da noi, e andando a configurare negli occhiali la modalità manual, cioè attivandola, perché di default è disattivata per un discorso di sicurezza, perché bisogna sapere quello che stiamo facendo, diventa un drone se vogliamo simile a questi. Cosa vuol dire un drone che non sta in hovering da solo, ha bisogno sempre di essere pilotato, perché è completamente nelle nostre mani. Quindi un drone tipo questo, che però chi ama questi droni e li usa in maniera freestyle non può utilizzare questo per fare freestyle, assolutamente no, perché uno non lo permette dal punto di vista della gestibilità delle prestazioni, non è simile a questi droni, e soprattutto dal punto di vista anche del danno che andiamo a creare nel caso di incidente, perché un drone come questo HGLRC, sicuramente uno dei migliori droni pronti al volo che vi straconsiglio, se volete un drone da 5 pollici pronto al volo, questo è il top secondo me, con un'action cam come quella di DJI, con la Rocksteady, che con gli ultimi aggiornamenti è diventata incredibile dal punto di vista dei colori, della gestione della luce, pazzesca, e sicuramente una delle action cam più economiche tra le action cam serie, ovviamente non le action cam low cost, diventa un drone davvero pazzesco. Però cosa abbiamo? Abbiamo un drone che non è facile da gestire, ovviamente, e non si può pensare dall'oggi al domani di pilotare un drone di questo tipo senza essere passati magari da un CineVoop da 3 pollici, roba del genere, dove impariamo a pilotare senza tutti gli aiuti che abbiamo normalmente con un Mavic Air 2 o con un Mavic Mini. Però anche un discorso inverso non è il massimo, nel senso che chi è abituato a pilotare un drone così, un drone come questo, magari non sa di cosa farsene, perché comunque se lo usiamo per freestyle, questo anche no, perché questo se va a sbattere sono danni, sono soldi e ci viene da piangere. Qua invece questo drone ha fatto un sacco di incidenti, ha fatto un sacco di voli, ma non gli ho cambiato ancora neanche un pezzo, eppure di voli ne ha fatti. Poi io ovviamente sono uno che il freestyle lo fa in mezzo alla natura, nel senso mi piace passare attraverso i rami, attraverso le piante, non sono uno da location tipo bandi o cose del genere, mi piace fare queste cose in mezzo alla natura, quindi passare vicino alle rocce, cioè questo mi piace. Però anche lì, se andiamo a sbattere con questo e facciamo un volo di 20-30 metri a 100 all'ora, di questo rimane ben poco e i danni sono davvero considerevoli. Qua invece i danni, anche se ne dovessimo avere, sappiamo dove mettere le mani, cambiamo i pezzi che si sono rotti, li ordiniamo su Banggood e con poca spesa ripartiamo senza problemi. Ovviamente un drone come questo però, sebbene pronto al volo, ha bisogno di essere abbinato a una radio che non è inclusa, ha bisogno di un visore, che ovviamente in questo caso è il visore di DJI, perché secondo me il paragone va fatto appunto utilizzando un drone che usa comunque la versione digitale di DJI, anche se è un drone freestyle, e in questo caso comunque avremo un drone sì pronto al volo, perché già con la ricevente è già tutto, ma che va comunque abbinato a una radio che dobbiamo acquistare noi separatamente, un action cam che dobbiamo avere. Quindi a livello economico non è che spendiamo molto meno che questo, una cosa del genere non costa molto meno di questa, costa un po' meno ma non tanto, perché comunque abbiamo il visore che è sempre quello di DJI, la radio che comunque è una radio che costa sempre almeno 150 euro, il drone più l'action cam e siamo lì. Però è anche vero che qua l'action cam la possiamo utilizzare sia su questo drone che su un altro dopo, o utilizzarla per fare vlog video quando andiamo al mare, cioè l'action cam diventa una cosa multiuso, mentre qua e qua e basta. Il visore stessa cosa, possiamo poi utilizzarlo sui vari droni che andiamo ad acquistare, quindi sono pezzi che acquistiamo una volta sola, o tipo anche il radiocomando sarà compatibile con qualsiasi drone poi volessimo andare a acquistare, mentre la versione DJI FPV Combo ovviamente è fine a se stessa, perché comunque abbiamo un utilizzo fine a se stesso, a parte gli occhiali nel caso poi volessimo utilizzarli in un drone di questo tipo. Quindi dopo tutto questo discorso la domanda è ancora: ma per chi è il DJI FPV Combo? Non è per chi è un amante di droni freestyle estremo, quindi assolutamente no. Chi ama i droni freestyle estremo e utilizza solo droni freestyle, questo non se ne fa niente, anzi gli viene anche la luna a utilizzarlo, perché non riesce a fare quello che vuole neanche se lo mette in modalità acro, perché non riesce a utilizzarlo come utilizza questo, e poi comunque ti entra questa sorta di paura di andare a romperlo e allora ti blocchi e non fai lo stesso quello che vorresti fare, anche se lui magari è qualcosa che riesce a fare, ma ti blocchi perché qua
non ti viene da farlo, ti blocchi, è inutile, anche se sei uno bravo, secondo me un po' di paura ti viene di andare a danneggiarlo. E poi comunque pilotare in FPV vuol dire avere da parte qualcuno, perché a livello di regolamentazione questi droni li possiamo utilizzare da soli con le dovute, diciamo, accortezze e con il patentino in questo caso no, e l'assicurazione, mentre qua dovremo avere patentino, assicurazione e uno da parte noi, perché per volare in FPV qua in Italia dobbiamo avere comunque una persona da parte noi che guarda il drone in maniera diretta. Quindi, dopo aver detto tutto questo, per chi è il DJI FPV Combo? Il DJI FPV Combo, secondo me, non è per principianti, assolutamente no, non è un drone da acquistare se non avete mai acquistato un drone, non è perché è un drone DJI l'ultimo uscito, allora dite ok, prendo questo, voglio iniziare con un drone, prendo l'ultimo uscito di casa di DJI, che è questo, no, quindi principianti no, chi ama i droni freestyle ed è un super pilota freestyle e quindi ama pilotare solo droni freestyle, no, perché comunque è un drone che un pilota freestyle estremo, un drone così proprio non lo vuole, secondo me, perché comunque non riesce a fare quello che fa con questi, comunque anche lui avrebbe paura di danneggiarlo, perché comunque, a meno che sia uno che coltiva soldi, se no altrimenti ha paura di romperlo e danneggiarlo, quindi non riuscirebbe comunque a fare le cose che vuole fare, né perché il drone lo permette e né perché comunque si sente di farle per rischiare di danneggiare il drone. Quindi un super fanatico freestyle no, un super fanatico di droni cinematografici come un Mavic Air 2, un Mavic Pro, no, secondo me no, perché farebbe comunque fatica a pilotare il drone come va pilotato, cioè con la dinamicità e la fluidità continua che deve avere per avere dei video utilizzabili, che mentre qua riesce ad avere in un altro modo di volo. Quindi secondo me l'unica categoria di chi deve acquistare un drone di questo tipo è chi ama questi droni insieme. Quindi non è un super fanatico freestyle, gli piace il freestyle, gli piace volare vicino alle cose, passare in mezzo alle cose, ma in maniera, diciamo, non estrema, e allo stesso tempo utilizza droni di questo tipo perché gli piace fare delle riprese cinematografiche, delle riprese in paesaggi, fare dei long range, fare cose di questo tipo, e allora a questo punto questo potrebbe avere senso, perché si ha la possibilità di fare passaggi radenti, passaggi vicino a cose, quindi passaggi vicino a strutture, cose che non riusciamo e non ci viene neanche in mente di fare con questo, quale possiamo fare facendole abbastanza anche in sicurezza, e quindi abbiamo dei video alternativi, cioè dei video che creano questa dinamicità di un FPV tipo questo, però in situazioni dove si potrebbe utilizzare anche lui, o addirittura se dobbiamo fare delle riprese dietro a un'automobile, dietro a una moto, cioè questo tanta roba, perché comunque prestazione da paura, quindi si tiene tranquillamente il passo di una macchina, di una moto, e allo stesso tempo ci crea appunto questo video davvero emozionante che questo drone è in grado di fare, che anche il Mavic Air 2 è in grado di fare, ma non ci dà la stessa emozione nel guardarlo che ci dà un drone FPV. Infatti in questi giorni sto recensendo la Ford Puma e devo dire che fa le riprese di un'automobile con questo, mi dà davvero un'emozione diversa nel guardare il video di quello che è il video che mi darebbe il Mavic Air 2 nella stessa situazione. C'è un'ottima qualità in entrambi i casi, ma a livello di dinamicità video qua un'altra cosa in questa determinata precisa situazione. Quindi secondo me chi deve acquistare questo drone è questa fascia di utenza, nel senso che è un pilota che è capace di pilotare droni FPV, anche se non è magari un super fan o un solo freestyle nella vita, ma che utilizza droni freestyle, fa già dei long range, quindi sa già utilizzare droni di questo tipo in acro, allo stesso tempo però gli piace utilizzare anche droni cinematografici come questi quando va in determinate location, quindi apprezza tutte e due le cose, e allora da qua con questo si tira fuori una cosa via di mezzo, perché abbiamo un drone che ci permette di avere proprio la combinazione di questi due prodotti, cioè video dinamici come questo con però sicurezza in caso di long range, passaggi radenti tipo questo, però allo stesso tempo un return to home in caso di mancanza di segnale se stiamo facendo situazioni di long range o di batteria scarica, quindi tutto quello che è la sicurezza di lui combinato
al video cinematografici in determinate situazioni fatte da un drone FPV, però allo stesso tempo con tutto il comparto tecnico di DJI e poi sapendo pilotare un drone già in acro, che è una cosa importante, perché comunque questo drone probabilmente il massimo di sé lo dà dopo che è stato sbloccato e utilizzato in modalità manuale, però bisogna essere già capaci. Non è lui sicuramente il drone per fare nave scuola, per imparare a pilotare un drone in acro. Per pilotare un drone in acro, ragazzi, bisogna utilizzare un drone tipo questo. Quindi si utilizza un CineWhoop tipo questo, che può andare a sbattere, non fa danni, via dicendo. Si impara a pilotare un drone in acro, poi si può passare a una cosa del genere e via dicendo, o poi si può passare comunque a un drone DJI, ma l'idea di pilotare un drone in acro non è lui sicuramente il drone che fa da nave, non è sicuramente lui il drone che possa fare da nave scuola, assolutamente no. Bisogna già essere capaci di utilizzare un drone in acro. E un'altra cosa che va considerata, ragazzi, ed è importante secondo me quando si acquistano qualsiasi di questi droni, è anche la trasportabilità, perché ovviamente DJI ha fatto sempre scuola appunto con questi Mavic richiudibili, che occupano pochissimo spazio, con i controller che hanno gli stick rimovibili appunto perché li si può infilare ovunque. Se utilizziamo droni di questo tipo, la trasportabilità va a quel paese, perché come vedete già solo la confezione la dice lunga, nel senso che un DJI FPV Combo ha una scatola che è più del doppio di quella di un Mavic Air 2, appunto perché quello che ci dobbiamo portare è molto molto più ingombrante. C'è un Mavic Air 2 e il suo radiocomando, io posso o metterlo in uno zainetto o metterlo all'interno di due custodie tipo queste, cioè qua il drone, qua il radiocomando, e queste due le sbatto in uno zaino che ho da montagna, ci sbatto dentro anche tutto quelle altre cose che voglio, che siano bottiglie dell'acqua, da mangiare, tutto, e mi porto il drone, o mi porto solo queste due cose o mi porto uno zainetto. Cioè veramente le possibilità diventano infinite per una trasportabilità super leggera. In questo caso no, abbiamo un drone che non si richiude, che pesa 900 grammi e che ha un visore che dobbiamo comunque mettere da qualche parte, perché è un visore delicato e costa tanti tanti soldi, perché costa più di 500 euro, quindi è un visore che va trattato bene, quindi non possiamo sbatterlo dove vogliamo. Abbiamo un radiocomando, anche lui, che non possiamo sbattere dove vogliamo, quindi abbiamo tutto questo che, ragazzi, ha il suo ingombro e la sua delicatezza. Quindi trasportare tutto questo non è come trasportare lui e il suo radiocomando, assolutamente no. Stesso discorso vale per questo, poi anche lui ha lo stesso discorso, ingombro più o meno simile, radiocomando ingombrante e visore. Quindi è un discorso anche questo che bisogna tenere in considerazione quando si acquista un drone di questo tipo, che andiamo a perdere quello che è il punto cardine dei droni DJI, cioè la trasportabilità. Quindi ragazzi, spero di essermi spiegato, spero che questo video vi sia stato d'aiuto e di non avervi complicato ancora di più le idee, perché la mia intenzione era proprio di chiarirvele, ma non so se ci sono riuscito, perché è davvero difficile spiegare DJI FPV Combo, è davvero davvero difficile, perché quando un prodotto è, come vi dicevo prima, tra il gnac e il petac, diventa davvero difficile, perché non è una cosa, non è l'altra, però è una cosa troppo soggettiva. Per certi utenti potrebbe essere una cosa inutilizzabile, un acquisto sbagliatissimo, per altri potrebbe essere un acquisto azzeccatissimo. Quindi è davvero difficile, è difficile dire se è un drone incredibile o se non lo è, nel senso che questo Mavic Air 2 è un drone incredibile, sì, non è soggettivo, è un drone incredibile. Questo è un drone incredibile nel mondo freestyle, nei droni BNF, sì, nei droni pronti al volo è pazzesco questo drone, è incredibile. Questo è incredibile? È incredibile, dipende dall'utente. Nel senso che un utente freestyle potrebbe dire no, non è incredibile, un utente sfegatato di cinematografia come un Mavic Air 2 potrebbe dire no, perché comunque che video di me sto facendo, è a metà, è difficile. Potreste tirar fuori video incredibili come video inutilizzabili, potreste fare cose pazzesche come cose che potreste fare tranquillamente con un Mavic Mini 2 spendendo la metà della metà. È davvero una cosa troppo personale. Il DJI FPV Combo sarebbe da acquistare per chi ovviamente ha già conoscenze del mondo dei droni, e questa è la cosa principale. L'unica cosa che siamo sicuri, che sono sicuro di dirvi, che per acquistare un DJI FPV Combo dovete avere assolutamente già delle conoscenze sul mondo dei droni e non improvvisarvi pilota di droni con questo. È l'unica cosa sicura di questo drone. Per il resto, ragazzi,
È pazzesco come non lo è, è incredibile come non lo è, vale i soldi che costa come non li vale, è davvero una cosa difficile. Bisognerebbe avere la possibilità di provarlo e poi decidere, perché è una cosa che sennò è talmente soggettiva per questo drone che è difficile davvero collocarlo sia nel mondo dei droni, è difficile collocarlo a livello di utenza e di clientela che può acquistare e sfruttare questo drone, perché chi acquista questo drone deve sfruttare le sue caratteristiche, quello che può dare, però non è detto che uno sia in grado di farlo o che gli interessino quelle caratteristiche. Quindi ragazzi, se questo video in cui ho tentato, perché ripeto, ho tentato di spiegare DJI FPV Combo, anche se è una cosa davvero complicata spiegarlo nei pro e nei contro, praticamente ci vorrebbe forse un video tipo 10 ore, già questo è venuto lunghissimo, perché sono davvero tante le cose negative, positive, diciamo che vanno a accomunarsi con uno, con l'altro, quindi diventa davvero una cosa troppo complicata da spiegare, però e a questo punto pian piano scopriremo quale sarà l'utenza del DJI FPV Combo dopo ovviamente l'esplora iniziale, dove tutti l'hanno acquistato quelli che sono amanti di droni, ma che poi magari pian piano si accorgono che cavoli, sì, è il nostro drone perfetto, no, è un drone di cui io non me ne faccio assolutamente niente. Quindi solo il tempo ci dirà quale sarà la vera utenza e quale sarà la vera clientela del DJI FPV Combo. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, anteprime delle recensioni auto che vado a fare, cioè tante cose arrivano su Instagram. Iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!